Amici di ZTL, continuiamo il nostro viaggio musicale questa sera, ospiti della nostra trasmissione, Il Muro del Canto. Buonasera ragazzi. Ciao. Ciao. Innanzitutto vi chiedo subito come mai questo nome così particolare. Beh, Il Muro del Canto innanzitutto diciamo un po' rappresenta il modo in cui noi ci vogliamo proporre, cioè come un qualcosa, cioè una proposta molto solida che attraverso la canzone, quindi attraverso il canto, racconta un po' quello che ci succede intorno, quindi c'è un significato innanzitutto quasi estetico. Secondo poi noi suoniamo tutti in fila, quasi come un muro, e poi nel tempo in realtà tu dai un nome alle cose, ma poi in realtà sei tu che facendo diciamo quello che fai gli dai un nuovo significato, quindi in realtà ora come ora Il Muro del Canto non è più quello che avevamo in mente nel momento in cui abbiamo trovato questo nome, quindi adesso siamo noi e è quello che facciamo. Voi questa sera presentate il vostro insomma, lavoro, l'Ammazza 7. Sì. Possiamo fare un primo bilancio di questo lavoro? Beh, il disco è uscito a gennaio 2012 e distribuito in tutta Italia. I risultati che ci arrivano poi non è che uno ha sempre molto il polso della situazione, però sono abbastanza positivi, i concerti vanno bene, quindi il nostro bilancio è più che positivo. Poi in realtà le opinioni più importanti sarebbero quelle di chi ci viene a sentire più che le nostre, perché quando parli di qualcosa di tuo inevitabilmente tu ne sei contento, no? Quindi... Naturalmente questo album è composto da 16 tracce dove sono racchiuse un po' canzoni d'amore, ritmi particolari, addirittura c'è una ballata, quindi possiamo definirlo un disco completo in tutto e per tutto. Facciamo parlare. Ma io credo che sia completo perché rappresenta con esattezza quello che è stato il percorso del Muro del Canto fino all'incisione di quel disco. In questo senso è completo, poi se da un punto di vista musicale lo si possa ritenere tale, credo che anche in questo caso diciamo, il giudizio deve essere chiesto a chi lo ha eventualmente acquistato, a chi lo ascolta. Per quello che riguarda il mio giudizio da diciamo, membro del gruppo, credo che sia completo perché ci rappresenta fino in fondo, cioè un'esatta fotografia. Ma c'è un brano in questo disco a cui siete maggiormente legati? Penso che ognuno ne abbia uno, almeno... Tu dici il tuo. Io Cristo di legno, Cristo de legno. Posso chiederti come mai? Perché oltre al fatto che penso sia riuscito bene sia il testo che la musica, il pathos che riusciamo a dare con l'esecuzione del brano, poi è un testo che sinceramente nella sua semplicità è molto sentito e quindi che ne so, è quello che a me piace di più. Il vostro? Per quanto mi riguarda sicuramente Luce Mia, perché è il brano che abbiamo scritto per primo e poi ha dato il via a tutto il gruppo, quindi è il pezzo che ogni volta almeno a me emoziona di più. Io prima di venire qua, comunque oggi me lo sono sentito, pure se poi le cose tue solitamente non le risenti, però quello è un brano che sia dal vivo che sul disco mi suscita sempre sensazioni particolari. Allora, visto che mi ha fregato quello che volevo dire io ti dico San Lorenzo, perché è stato il brano grazie al quale mi è successa una cosa che non mi era mai capitata prima, cioè quando sono andato per la prima volta a provare con questi due brutti ceffi, il buon Daniele l'ha cantato praticamente a cappella, senza alcun tipo di accompagnamento, perché si era in una fase iniziale, ed è stata la prima volta in vita mia che mi sono commosso sentendo un brano così la prima volta, ed è stato il momento in cui ho capito che... Cioè questo era un progetto solido. A proposito dei progetti, noi siamo a conoscenza che voi state realizzando anche dei videoclip. Sì. Vogliamo parlarne al pubblico che ci segue? Sì, diciamo stiamo realizzando una serie di video che non si limitano ad essere il classico videoclip che dall'inizio alla fine ti raccontano una storia, ma sono in qualche modo ognuno parte di un percorso, quindi quando arriveremo alla fine aver pubblicato tutti e 5-6 video di questo disco, ci saranno delle storie che ritornano, che si intrecciano, dei personaggi ricorrenti, come se fosse quasi alla fine un medio metraggio, e quindi ogni video dà un po' lancia il video dopo in maniera abbastanza narrativa e abbastanza anche misteriosa.
E per concludere, gli obiettivi per il futuro. Gli obiettivi per il futuro, beh, innanzitutto si può dire, abbiamo iniziato già a ragionare sul secondo disco, che però non possiamo dirti quando sarà, eccetera. E, però diciamo, l'obiettivo è quello di continuare così e di crescere musicalmente a livello proprio di visibilità, di riscontro con il pubblico, insomma, come è naturale per ogni gruppo, insomma. E noi vi auguriamo in bocca al lupo a questo punto. Grazie mille. Alla prossima. Ciao. Allora canto a testa alta, senza illusioni, senza pietà, senza pietà. Grazie.